Un passo deciso verso la normalità dopo due anni di stop forzato a causa del Covid, quello della Trani Night Run è stato un ritorno in grande spolvero. Sabato sera grandi e piccoli, famiglie e comitive sono stati protagonisti della più classica delle feste di sport, una festa spettacolo, per dirla con le parole degli organizzatori, con momenti di musica e ballo, divertimento e spensieratezza. È fantastico, è l'essenza, credo che sia l'essenza dello sport per come noi lo intendiamo. È cominciata per la metà nel pomeriggio con oltre 400 bambini con la Junior ed è stata davvero fantastica vedere correre questi bambini per le strade di Trani accompagnati dai loro genitori. È stato fantastico e ancora più fantastica è questa macchia enorme arancione. Lo sport è questo per noi, è condivisione, è divertimento, è socializzare. Ad aprire le danze nel pomeriggio sono stati i bimbi di terza, quarta e quinta elementare di Trani, prologo alla Night Run vera e propria, contenitore infinito di storie capace di unire da nord a sud. Quando arrivano atleti o persone, amatori da ogni parte d'Italia, per noi è un motivo di grande orgoglio, ma credo che non sia orgoglio soltanto per la Tommaso Assi, ma debba essere orgoglio per la nostra città, perché poi di fatto questa gente che arriva da ogni parte d'Italia, non solo dalla Puglia, scopre una città fantastica, meravigliosa, e quindi effettivamente è questa, diciamo, la nostra vera ricchezza. Tra i tantissimi partecipanti anche un gruppo costituito da ragazze e donne ucraine che hanno scelto proprio Trani per ripartire dopo il dramma della guerra. Anche loro hanno raggiunto i nastri di partenza con la sola intenzione di correre o camminare senza l'assillo del risultato, ma solo con la voglia di sorridere e divertirsi fino al traguardo.